conosciuto Alessandro Martire e la Cantù Contract per iniziare una nuova sfida. Questa nuova sfida riguardava un pianoforte che questo pianoforte si sarebbe dovuto chiamare poi Waves. All'inizio ci sono state molte perplessità prima di cominciare a farlo, in quanto il progetto era di per sé molto difficile ed era la costruzione di un pianoforte molto particolare, molto moderno, con delle linee molto precise, disegnato da un architetto di nome Barnia. Io sono Claudio Barnia, architetto. Io avevo inventato 3-4 tipologie diverse e una è stata scelta. La prima erano legate a forme più articolate, più complesse. Questa per me era l'idea migliore proprio perché aveva una sua specifica semplicità. Beh, questo proprio era portare all'esasperazione l'idea dell'onda sostanzialmente. Quindi proprio avendo come un tappeto mobile che rivestisse quella che era la struttura portante del pianoforte. Questa invece era una situazione abbastanza simile, se vogliamo, che voleva essere molto più semplice, però alla fine era anche probabilmente più banale rispetto all'effettivo risultato finale di quello scelto. Era un progetto sicuramente molto stimolante sia per quanto riguarda la forma del pianoforte sia per quanto riguarda il lavoro in sé. Quello che era stimolante era la forma dello strumento, che comunque era una forma strana, una forma particolare, una forma veneristica. Il mio ruolo comunque è anche stato quello di assemblare tutto lo strumento, è stato anche quello di personalizzarlo. E la personalizzazione in uno strumento è una cosa importante perché permette poi al pianista, in questo caso ad Alessandro, di potersi esprimere al meglio. Se Alessandro sente sotto la sua mano una tastiera che risponde in maniera precisa, in maniera immediata a quelle che sono le sue esigenze, sicuramente il pezzo uscirà in maniera precisa e molto più accurata, insomma. Gli interventi da fare di regolazione sulla meccanica di un pianoforte sono molti, intorno ai 15 operazioni che vengono fatte su ogni singolo tasto. Si può anche capire l'importanza di questo lavoro. Quando si spengono le luci in sala, il pianoforte deve suonare come il pianista desidera. Pianoforti ne ho visti tanti, ma l'idea di un pianoforte così moderno, così particolare, con delle linee completamente nuove, ha suscitato in me comunque voglia di provare a fare un pianoforte del genere. Alla fine questa è stata un'avventura nata quasi per caso, se vogliamo, non è proprio così, ma quasi per caso, e che ha avuto un suo sviluppo quasi magico, se vogliamo, anche grazie ad Alessandro.